ADN Kronos. In questa puntata raccontiamo come i commissari designati della von der Leyen bis verranno messi sulla graticola dal Parlamento europeo nelle audizioni che si terranno nelle rispettive commissioni competenti. E spieghiamo perché, contrariamente al solito, questa volta sarà molto più difficile bocciare un commissario candidato. Benvenuta e benvenuto a Eurofocus di ADN Kronos, il nostro podcast dedicato all'universo Europa. Unisciti a noi per conoscere e soprattutto comprendere le scelte che definiranno il nostro futuro. Buona giornata da Tommaso Gallavotte. Ora che i portafogli sono stati assegnati dalla Presidente della Commissione, i commissari designati per la von der Leyen bis si stanno preparando per essere messi sulla graticola nelle audizioni parlamentari. I 26 commissari designati verranno esaminati dal Parlamento europeo in un processo abbastanza articolato che dovrebbe concludersi entro ottobre, ma che potrebbe anche protrarsi fino a novembre, ritardando così l'entrata in funzione della nuova commissione. La capogruppo di Renew Europe, Valérie Ayer, ha spiegato a Strasburgo, subito dopo aver sentito von der Leyen, che i liberali saranno molto esigenti nei confronti dei nuovi commissari. Quello che posso dire è che era giusto avere una presentazione dei commissari. Oggi abbiamo bisogno di un collegio dei commissari d'urto per assicurare le priorità di libertà, prosperità e sicurezza. Come Renew Europe saremo estremamente esigenti nelle audizioni per quanto riguarda la competenza dei commissari e la tutela dei valori europei. Il processo inizia con la valutazione della IURI, la commissione giuridica, sull'esistenza di potenziali conflitti di interesse e prosegue con l'esame delle competenze dei candidati nelle commissioni di riferimento. La procedura è abbastanza complessa, ma alla fine risulta decisiva la numerosità dei gruppi politici nelle commissioni. Alcuni commissari designati rischiano più di altri, sulla carta, di essere bocciati. L'indiziato numero uno è l'ungherese Oliver Vareli, oggi commissario all'allargamento, in predicato di passare alla salute. È noto per i suoi modi sbrigativi. In Parlamento dette degli idioti agli eurodeputati, complice un microfono lasciato aperto. Ma soprattutto l'Ungheria è l'unico paese dell'UE che ha vaccinato i suoi cittadini durante la pandemia di Covid con il vaccino russo Sputnik e con quello cinese Sinopharm. Nonostante tutto questo, non è detto che Vareli venga bocciato. Se i popolari votano insieme ai tre gruppi delle destre, conservatori, patrioti ed Europa delle Nazioni Sovrane, hanno la maggioranza nelle commissioni. E dunque Vareli potrebbe passare semplicemente perché liberali e sinistre, insieme, non hanno i numeri per bocciarlo. Il fatto è che gli equilibri politici con le elezioni europee si sono spostati marcatamente a destra. Se nella legislatura precedente era possibile in Parlamento una maggioranza di centrosinistra senza il PPE, socialisti, verdi, sinistra e liberali, sia pure risicata, adesso non è più così. Oggi, al contrario, se il PPE decide di allearsi con le destre, conservatori, patrioti ed Europa delle Nazioni Sovrane, allora c'è una maggioranza di centrodestra, come è successo a Strasburgo in una risoluzione sul Venezuela. Lo spostamento a destra è evidentissimo anche nella composizione della Commissione von der Leyen 2, dove il PPE conta ben 15 commissari su 27. A sottolineare l'ancoraggio a destra della nuova commissione a Strasburgo, subito dopo aver sentito von der Leyen, è stata la capogruppo della Left, la sinistra, Manon Aubry della France Insoumise. Le risposte di von der Leyen sono state vaghe, tutte centrate sulla competitività a detrimento del Green Deal, che è scomparso ed è stato sostituito dalla competitività. È scritto dappertutto. Posso anche dire che il modo in cui l'estrema destra ha accolto calorosamente la Presidente dice molto dal punto di vista politico. Il fatto che Raffaele Fitto sarà vicepresidente della Commissione. Per la prima volta nella storia la Commissione europea avrà un vicepresidente di estrema destra. È confermato che sarà vicepresidente, questo dice molto sull'orientamento politico. Questa è una commissione di destra che ha il sostegno dell'estrema destra. E questo si rifletterà in tutte
le politiche. In realtà Fitto non è di estrema destra, ma ha una storia diversa. Viene dalla Democrazia Cristiana prima e da Forza Italia poi. Tanto che il capogruppo dei popolari Manfred Weber lo ha definito pubblicamente il mio amico Fitto. Il capogruppo dei conservatori Nicola Procaccini si è augurato che tutti gli eurodeputati italiani convergano su Fitto, sostenendolo. L'Italia non aveva un vicepresidente nella scorsa legislatura, nella scorsa stagione europea, mettiamola così, ce l'ha oggi, non è una semplice vicepresidenza ma è una vicepresidenza esecutiva, quindi naturalmente questo vuol dire una grossa responsabilità e naturalmente io mi auguro che anche i colleghi di altre visioni politiche possano convergere nel sostenere una candidatura autorevole come quella di Raffaele Fitto, che non è soltanto una candidatura, diciamo, conservatrice o di Fratelli d'Italia, è una candidatura italiana, e quindi naturalmente mi auguro che in qualche modo i pregiudizi ideologici possano cedere il passo anche invece all'appartenenza nazionale. Anche se la nomina di un vicepresidente dei conservatori come Fitto non va giù ai liberali, ai verdi e a una parte dei socialisti, il Partito Democratico, primo partito del gruppo socialista, ha già fatto chiaramente capire che sosterrà il candidato italiano. A Bruxelles conta anche l'appartenenza nazionale e non solo quella partitica. Nel 2019 il Parlamento Europeo riuscì a bocciare per vendetta la candidata di Emmanuel Macron, Sylvie Goulard. Ma era un altro Parlamento, con ben altre maggioranze. Oggi nell'aula c'è, nei numeri, una possibile maggioranza di centrodestra. Si vedrà come andranno le audizioni, ma lo spostamento degli equilibri politici a destra rende più difficile, sulla carta, bocciare dei candidati commissari. Sempre, ben inteso, che non facciano grossi passi falsi durante le audizioni. Eurofocus è un podcast originale ADN Cronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adnkronos.com. Musiche su licenza Machiavelli Music.